Siamo con l'ingegner Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della Protezione Civile Italiana. Siamo alla 38esima Assemblea Nazionale dell'ANCI e diamo il benvenuto al capo dipartimento. Grazie, grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, il tema del Servizio Nazionale della Protezione Civile nella campagna vaccinale che l'Italia sta affrontando è un ruolo delicatissimo e la domanda è: quale attività, quale prospettiva abbiamo in questa fase e nel futuro in collaborazione con tutto il sistema e in collaborazione con il commissario delegato? Allora, la campagna, come dire, collegata con la gestione del Covid è stata, credo, fondamentale. Oggi l'Italia può vantare dei numeri che sono assolutamente importanti, sia nel numero dei vaccinati. In prima dose siamo superiori all'87% e completamente vaccinati l'84% della popolazione vaccinabile. Sono numeri che ci danno una certa tranquillità, ma che non devono farci abbassare la guardia, perché questo è un virus particolarmente insidioso e quindi bisogna continuare a lavorare seguendo quelle che sono le indicazioni della scienza in primo luogo, perché abbiamo visto come l'impostazione anche delle attività si vada anche modificando con quella che è l'evoluzione scientifica. Ricordiamoci che un anno fa non esisteva il vaccino, sembra incredibile pensare che un anno fa non ci fosse il vaccino, quindi c'è un'accelerazione formidabile, la prima volta nella storia che c'è un'accelerazione di questo tipo, quindi noi dobbiamo sapere che dobbiamo avere fiducia nella scienza e nelle istituzioni, con la cautela che il nemico è un nemico insidioso, molto insidioso, e quindi credo che dovremo continuare la campagna di vaccinazione. Adesso vedremo come proseguire anche secondo le indicazioni sulla terza dose e mantenere quelle che sono le misure che per il momento stanno caratterizzando questa fase. In effetti ieri nel saluto il signor Presidente della Repubblica si è soffermato proprio anche su questo tema dell'importanza della campagna vaccinale e del rispetto delle indicazioni della comunità scientifica con cui voi lavorate a stretto contatto. Beh sì, il sistema di protezione civile italiano ha questa caratteristica anche sui rischi, diciamo, più classici, no? Il tema degli eventi sismici o alluvionali o di altra natura, che sono rischi tipicamente di protezione civile, nascono da un rapporto con la scienza molto stretto. Il nostro padre, presidente Giuseppe Zamberletti, nella sua visione della protezione civile, già nel 1980, quando immaginò poi il percorso che portò alla legge nel 92, immaginava questo rapporto importante con la scienza. E l'emergenza Covid non ha fatto che ribadire questo: non c'è emergenza di qualunque tipo che non abbia uno stretto collegamento con la conoscenza del fenomeno, conoscenza scientifica, e quindi poi con le misure da adottare per minimizzare il rischio. In effetti l'Italia è un territorio esposto a molteplici rischi, tra questi il rischio idrogeologico è una tematica delicata anche per tutte le complicanze che hanno i cambiamenti climatici. Ecco, il Servizio della Protezione Civile, il Servizio Nazionale, nelle sue articolazioni, cosa fa e cosa può fare per mitigare i rischi anche in maniera non strutturale ma anche non strutturale? Sì, allora, su questo ovviamente il percorso è stato un percorso molto lungo. Ricordiamo che il sistema di allertamento nazionale nasce realmente praticamente a valle delle alluvioni che colpirono il Piemonte nel 94. La legge era nata da poco, dal 92, da lì partì il sistema di allertamento di protezione civile sugli eventi meteorologici e idrometeorologici, da lì si è fatto un passo in avanti sul volontariato di protezione civile, che è un volontariato formato, un volontariato attrezzato che si occupa appunto di protezione civile in emergenza, ma sempre di più in pianificazione. Il Servizio Nazionale deve continuare questo percorso in tutta la fase. Dobbiamo uscire dall'idea che il problema sia quando c'è l'emergenza. Questa è ancora un'impostazione che esiste, cioè ci occupiamo di alcuni problemi quando li vediamo. Invece dobbiamo sempre di più spingere il sistema di protezione civile verso la fase di prevenzione, di previsione. Oggi abbiamo una tecnologia importantissima, basti pensare a tutta la parte satellitare. Io credo che sul tema infrastrutturale oggi la norma è chiara: il sistema di protezione civile non si occupa di attività infrastrutturali,
di mitigazione del rischio dal punto di vista infrastrutturale. Ecco, questo forse è un tema che potremmo in qualche modo rivedere e riproporre, perché io credo che invece il sistema di protezione civile possa essere utile anche in quella fase, sicuramente nella prevenzione non strutturale, quindi nella comunicazione, nella formazione. Questo facciamo molte cose, ma credo che quel tema possa essere ripreso. Ecco, l'ultima, siamo ad Anci, siamo nella casa dei sindaci. Lei ha citato il padre della protezione civile, Giuseppe Zamberletti, che nella legge del 92 indicò l'autorità di protezione civile, quella più prossima, che sono i sindaci. Ecco, qual è il ruolo degli enti locali in questa fase e cosa potrà essere nella sua visione? Sì, allora questo non fa altro che confermare che il presidente Zamberletti aveva una visione già all'epoca di assoluta modernità. Lui aveva non solo compreso ma attuato nella legge il fatto che l'autorità di protezione civile più prossima, cioè quella che rappresenta i cittadini, fosse un elemento essenziale. Anzi, all'epoca le uniche autorità di protezione civile erano proprio il sindaco e il presidente del consiglio. Oggi la norma ha aumentato, come dire, le responsabilità e ha individuato i soggetti politici di responsabilità di protezione civile, tra cui ancora una volta i sindaci, e poi ha affiancato anche, come dire, le responsabilità più tecniche. Io credo oggi anche qua nel rapporto con l'Anci noi non possiamo che ribadire che il sindaco è l'elemento fondamentale del sistema, non solo perché rappresenta il cittadino, le esigenze del cittadino, ma perché poi con la sua azione di comunicazione, di gestione del territorio può veramente completare il ciclo del sistema di protezione civile, che va dalla previsione, prevenzione, alla gestione dell'emergenza e al ritorno delle condizioni ordinarie. Ovviamente questi sindaci vanno poi supportati, perché è anche vero che il sindaco di per sé è un'autorità che può essere un'autorità di diversi milioni di abitanti o di poche migliaia, se non addirittura ancora meno. Quindi la modularità di come questo sindaco, questa autorità, svolge queste funzioni, io credo che meriti anche qua un'attenzione che deve essere anche un po' diversificata. Grazie ingegner Curcio, grazie alle donne e agli uomini del Servizio Nazionale della Protezione Civile Italiana, grazie infinite. Grazie a voi, grazie davvero.